più dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ecco, vedete in sovrimpressione questo indirizzo di posta elettronica. Stanno giungendo tantissime mail, tantissime testimonianze che stiamo raccogliendo e allo stesso tempo abbiamo modo di raccontarvi e pubblicare sui nostri social per condividere con tutti quelle che sono grandi testimonianze di come Padre Pio è entrato nella vostra vita e di come Padre Pio a volte in tanti e a tante persone ha segnato la strada da percorrere. Ad esempio la storia del dottor Bennini, ovvero che cosa era successo, più che altro alla figlia, una bambina di nome Maria Silvia, figlia del dottor Benini, un medico condotto di un piccolo paese in provincia di Perugia. Il 15 ottobre del 1952 la figlia viene ricoverata al Policlinico di Perugia per un estremo tentativo di estirparle un linfosarcoma addominale. All'operazione si prestano valenti chirurghi, tutti i colleghi del dottor Benini, ma devono constatare che purtroppo non c'è proprio niente da fare. La bambina viene riportata a casa perché possa così morire a casa tra i suoi cari. E invece, 5 giorni dopo, la bambina ha un sogno in cui vede Gesù Bambino insieme a Padre Pio da Pietrelcina. Gesù Bambino le si accosta e le dice di avvertire i suoi genitori di non angustiarsi perché Padre Pio ha chiesto e ottenuto per lei la guarigione. La bambina ha appena 3 anni. Quando si sveglia, racconta tutto ai genitori. Si alza, si sente completamente guarita, tanto che può tornare anche a giocare con le sue compagne. I genitori sono fuori di sé dallo stupore, ma si devono arrendere davanti alla realtà dei fatti. Il babbo poi volle proprio recarsi a San Giovanni Rotondo, venne qui per ringraziare di persona Padre Pio, che lo ricevette amorevolmente, lo rassicurò della guarigione della figlia e gli raccomandò sempre di essere d'ora in poi più fedele ai suoi doveri cristiani.